la vettura, un crossover 4 ruote motrici permanenti, viene da noi definita full range electric perché ha la particolarità di avere a bordo come prima progettazione due motori elettrici sui due assi anteriori e posteriori, più un motore endotermico 2 litri a benzina e un generatore. La vettura può essere ricaricata comodamente da una qualsiasi presa elettrica in garage a casa, può essere ricaricata dalle ancora poche colonnine ad alta capacità e si ricarica da sola tramite l'utilizzo del motore endotermico come pompa di energia. Questa ricarica autocontenuta della vettura può essere effettuata sia a vettura in movimento che a vettura ferma, con dei tempi di ricarica con la vettura ferma di circa 30 minuti per l'80% di capacità della batteria. In totale, quindi vettura completamente carica e serbatoio benzina completamente pieno, la vettura vanta una mobilità testata secondo le normative vigenti di più di 800 km. Questo è il turning point, come dicono gli inglesi, o il punto di cambiamento che rappresenta questa vettura sul mercato. Emette mediamente 44 grammi di CO2 per chilometro. La vettura infatti parte da un listino di 44.900 euro e esistono solo due livelli di allestimenti. Esiste poi un secondo livello che prevede l'integrazione di altri componenti a bordo sempre nell'arco di 5.000 euro, quindi stiamo sotto i 45.000 e sotto i 50.000 con le due versioni.